questo mio nuovo video. Io sono Riccardo e oggi andiamo a fare un nuovo video in cucina con Riccardo. Oggi prepareremo una specialità, il gelato nel sacchetto. Vediamo gli ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di panna, ne andremo ad utilizzare circa 100, 300 di latte intero, poi 70-80 di zucchero a velo, vanillina, poi abbiamo bisogno di la vaschetta, del sale, 105 grammi, e 300 di ghiaccio. Iniziamo subito. La vaschetta. Allora, anzi, questo vaschetto, penso questo qui, che ci sta un sacchetto piccolino e uno grande. Nel sacchetto piccolo mettiamo tutti gli ingredienti. Ora andiamo a chiudere questo sacchetto che abbiamo ottenuto, andiamo a togliere eventuale aria che è presente, vedete? E lo dobbiamo andare a chiudere per bene con un bel nodino. Se avete i sacchetti, quelli con la zip, meglio, sono più resistenti. Ok, eccolo qua, vedete? Andiamo a shakerare un po' il contenuto. Andiamo a shakerare un po' il contenuto. Mettiamo da parte. Mentre ora prendiamo il sacco grande. Nel sacco grande ci andiamo a mettere il ghiaccio, tutto quanto il ghiaccio, 300 grammi più o meno. Poi ci andiamo a mettere il sale. Questa qui creerà una composizione chimica sale e ghiaccio che farà scendere la temperatura ad oltre 25 gradi. 35 grammi di ghiaccio ogni 100 grammi di sale. Mescoliamo un pochettino. Poi tu così per distribuire meglio lo zucchero, il sale. Prendiamo la prima bustina, la mettiamo qui. Poi tenendo in mano questa bustina cerchiamo di fare un nodo. Ok? Ora prendiamo due canovacci, la temperatura sarà molto molto bassa. E mescoliamo per circa 10 minuti. Allora, sono passati 10 minuti. Che sto sbattendo praticamente questo coso, è uscito anche un po' d'acqua, vabbè. Andiamo a vedere quindi la situazione. Che situazione? Ho messo anche una doppia busta perché stava un po' fuoriuscendo l'acqua, si era penso bucata la busta. Spero che non sia bucata la busta dell'acqua, altrimenti abbiamo fatto un epic fail. Questa ovviamente è la prima volta che vado a provare a fare questo esperimento. Ho visto su qualche canale americano oppure qualche italiano
lo fanno, però è la prima volta. Allora, vediamo perfettamente il latte che c'è qui dentro. Assolutamente non si è congelato niente, non si è rappreso niente. No. È assolutamente liquido. Allora, io provo un altro pochino a mescolare e ci vediamo più tardi. Allora, siccome non ci è riuscito, io ho preso quello che avevo ottenuto, che praticamente ci stavamo quasi riuscendo, e lo vado a mettere nel freezer. Poi vi metto alla fine del video il risultato, se è venuto o meno, perché al momento io me ne devo andare, scusate, della televisione, al momento io me ne devo andare, quindi sono a casa per fare apposta questo video. Poi vi metterò una clip finale o una foto per farvi vedere se il risultato è riuscito. Allora, dopo un po' di tempo in freezer, questo è il risultato. Ovviamente ora è duro come un normale gelato, ovviamente, quando lo si esce dal freezer. Però vedete, la consistenza è questa qui. Devo dire che sa molto di vaniglia ed è molto molto buono. Quindi questa è una ricetta che è super consigliata. Bene, io vi mando un bacione grande grande e se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video, attivate la campanellina. Lasciate anche un commentino e ciao, al prossimo video. Ciao ciao!